Il diritto soggettivo della formazione rappresenta la declinazione di una prospettiva di scelta da parte del lavoratore che diventa protagonista delle sue opzioni formative. Quindi una formazione non più oggettiva, ovvero demandata all'azienda, ma diventa espressione di una scelta soggettiva appunto del lavoratore. Un'opzione che è entrata a far parte ormai della letteratura, ma che è stata sancita sicuramente dall'articolo 7 del contratto dei metalmeccanici, dove viene data appunto questa grande opportunità, estesa non solo pertanto ai lavoratori usualmente beneficiari della formazione, che sono quelli diciamo manageriali di alta funzione, ma estesa a tutti i lavoratori. I punti critici sicuramente maggiormente toccati da questa novità sono in ordine alla programmazione, in poche parole sulla definizione, quella che noi potremmo chiamare l'analisi dei fabbisogni formativi, tali da poter consentire ad ogni lavoratore di autodefinire un proprio percorso di sviluppo personale, professionale. Una nuova sfida che intercetta dentro una grande alleanza formativa, impresa, sindacati, lavoratori, ma tutti anche i provider della formazione scientifica e universitaria.